nasce come sport da combattimento, come disciplina sportiva. Ho il piacere del tempo di presentarvi i protagonisti, quindi cominciamo con Massimo Liberati, campione europeo professionisti di full board di Roma. Chilogrammi 67, il peso meticolosamente protetto sulla distanza di 9 riprese il mese scorso contro il francese Daniel Toro. Quindi Laurent Tabli, campione del mondo di semi corda, categoria massimi, proviene dalla Costa d'Avorio, è nel nostro paese da qualche anno e insegna attualmente a Parma. Paolo Liberati, direttore tecnico per il Leg Conta della Federazione Italiana Arti Marziali, nonché atleta di full court. Quindi Palizzi Andrea, dirigente della società di Parma. E Gianfranco Montagutti, che insegna a Bologna la hip-hop. Ebbene, vediamo subito di che cosa si tratta. Mentre nel semicontra, dicevo, ogni volta si tocca l'avversario, il tempo è fermato, nel leg contact il combattimento è continuato, però deve essere sempre controllato, cioè le tecniche devono essere controllate, non è possibile affrontare i colpi. L'arbitro centrale parte intanto la ripresa, l'arbitro centrale interviene soltanto quando c'è un'infrazione al regolamento. L'incontro di light contact, come quello di semi-contact, si svolge su di un quadrato aperto, non delimitato da corde. Nella mente degli ideatori, light contact vuole essere un gradino propedeutico al full contact, che è la disciplina direi più violenta ma anche più spettacolare della kickboxing, praticata da un'elite di atleti. La grande massa pratica semi-contact, ma diciamo che cerca di avvicinare un maggior numero di persone al full contact. E il light contact